Ciao ragazzi, sono Jerry. Sto facendo questo video perché qualche giorno fa, sulla Striscia la Notizia, il signor Moreno Morello, cazzo nome è troppo complicato, lo chiamiamo signor DM, ha fatto tre servizi, non uno, non due, bensì tre servizi consecutivi sui problemi della comunità cinese a Firenze Prato, diciamo soprattutto legato alla sicurezza. Amici di Striscia Salve, siamo tornati a Firenze per parlarvi del progetto Cina, un progetto che si prefigge prima di arginare e poi magari di risolvere tutti i problemi di sicurezza sul lavoro del settore manifatturiero di un'ampia area della Toscana. Ebbene, dopo 3 anni di progetto abbiamo visto che purtroppo nelle ditte cinesi non si è ancora sviluppata la sensibilità per preservare almeno i bambini. Le immagini del servizio di ieri sera erano tristemente eloquenti. E allora aspettiamo il calare della notte per entrare nei capannoni e trasferire alcuni concetti di sicurezza agli artigiani che stanno lavorando. E lui ha fatto questi servizi perché dice che ci sono degli imprenditori italiani che si sono lamentati in quanto si sentono svantaggiati rispetto ai cinesi. Ma dico, ma signor cazzo di M, no, signor di M, scusi, ho sbagliato. Lei sa che cosa sta dicendo? Se lei va a vedere un attimo la statistica, lei va a controllare i documenti e scopre che gran parte dei controlli, se non la totalità, dei controlli fatti a Firenze, Prato e nella zona di Empoli sono verso la comunità cinese. Dunque, basta leggere un pezzo di articolo di Firenze Today. La regione ha già annunciato la scorsa primavera un concorso nel 2017 e le ispezioni future non riguarderanno solo aziende cinesi, ma tutte quelle considerate a rischio. Questo cosa vuol dire se noi andiamo a interpretare bene le parole? Questo vuol dire che i controlli fatti fino a quel momento sono solamente verso le aziende cinesi. Questo vuol dire che le aziende italiane non si lamenteranno mai, perché i controlli a loro manco li arrivano, signori, manco li arrivano. E se loro pretendono la parità di trattamento, questo vuol dire che intanto gli agenti devono andare a fare i controlli. Che fino in questo momento i cinesi hanno fatto da paraculo, dunque le aziende italiane non sono controllate, dunque non spariamoci le cazzate che le aziende italiane di Pistoia, di Prato, di Empoli, di Firenze si lamentano, non diciamo le stronzate per favore caro, eh. E poi il signor DM si lamenta che in quei laboratori, diciamo, di artigiani ci siano dei bambini, cioè, ma scusami, se in tutte le aziende familiari non ci possono essere i bambini. Allora la pubblicità, quella di Mulino Bianco, in cui si vedono i bambini che gironzolano per fattoria, cazzo, ma quelli sono da tutti da arrestare, no? E poi non dimentichiamoci che comunque le aziende, quelle aziende visitate da caro signor DM, sono tutte aziende familiari, sono degli artigiani. Gli artigiani, un'azienda che è composta da marito e moglie, che lavorano con le loro mani per guadagnare da vivere per la loro famiglia. Normalmente i figli quando finiscono la scuola, dato che noi non siamo super ricchi, dato che non siamo la famiglia Berlusconi o famiglia Ferrero, ci permettiamo di portare bambini anche nei posti di lavoro, perché quella vuol dire azienda, quella è un'azienda familiare, la famiglia sta lì. Cioè, io qualche tempo fa, mi sembra un mesetto fa, ero andato a Veneto, dunque nella zona di Veneto, per un convegno, nella quale ho incontrato anche diversi imprenditori italiani. Di cui anche alcuni miei fan che hanno visto i miei video e mi raccontano che nei primi anni dopo guerra in Italia, in Veneto, diciamo le imprese sono come le imprese cinesi di oggi, dove le famiglie lavorano mattina e sera per portare avanti l'azienda, contribuendo alla crescita economica del paese, contribuendo all'Italia per far diventare la settima potenza economica mondiale. Quelli sono gli anni migliori dell'Italia, dove l'Italia è cresciuta tantissimo sotto il profilo economico, cioè non l'Italia di oggi, dove ci sono tanti di quei parassiti a non finire, signori. La generazione di vostri genitori, la generazione dei vostri nonni, se voi andate a chiedere, vi può raccontare queste cose. E dunque non andiamo a attaccare su artigiani, che è la parte, che è ceto sociale più debole, che non parlano bene italiano, che sono marito e moglie che lavorano onestamente e pagano pure le tasse, porca puttana, invece di prenderti con gente più forte, ti vai a prendere con quei più deboli, caro signor DM. E poi, caro signore DM, si è dovuto inventare delle cazzate pazzesche per montare questo cazzo di servizio di merda. Cioè,
Cioè, adesso andiamo a vedere quali punti in cui lui ha detto delle stronzate. Per esempio, lui dice che quando era nel primo capannone, era già quasi verso mezzanotte, e si lamenta che i bambini sono ancora lì e non vanno a dormire, no? Sarebbe quasi mezzanotte, cosa dite? Questa è una cazzata, ma questa è una menzogna, signori. Andiamo a scoprire come l'abbiamo scoperto. Morino esce, ma un risultato è raggiunto. Guardate, i capannoni che abbiamo visitato poco fa hanno spento le luci. L'attività si è fermata, tutto tace, abbiamo introdotto il concetto di chiusura serale. Dormono probabilmente in maniera serena e sicura anche i bambini, ma soprattutto in questa via abbiamo contribuito a un risparmio energetico del 50%, perché la parte che abbiamo visitato noi è tutta spenta. Si sono spente le macchine, mentre dalla parte opposta della strada dove non siamo passati, come potete vedere, è tutto acceso e l'attività continua in maniera incessante anche di notte. Speriamo che possano proseguire le Allora, da quando è uscito dalla prima fabbrica e poi è andato nella seconda fabbrica, nella quale secondo me è stato almeno una ventina di minuti per fare le riprese nascoste, e poi è uscito. Ma a quell'ora, dato che prima era prima di quasi mezzanotte, adesso sarà più o meno mezzanotte passata. Ma quando è uscito, lui ha voluto fare il figo, perché dice ha fatto spegnere la luce a tante aziende cinesi, ha fatto la ripresa anche, diciamo, dei locali di fronte, nella quale dice che le luci sono ancora accese. Paradossalmente, se voi andate a guardare bene quali sono, diciamo, gli esercizi di fronte, voi vedrete due insegne che più o meno voi riconoscete. Uno è quello di 1 euro. L'altro è quello di Mondo Risparmio. E poi, se noi andiamo a vedere bene su internet il loro orario di apertura, chiudono tutte e due alle 8 di sera. Ma nel loro video, nel video di servizio di M, dei signori di M, noi vediamo benissimo che le luci dei negozi sono ancora accesi. Questo vuol dire che non sono arrivati ancora a orario di chiusura. Dunque, non siamo neanche alle 8 di sera. Mentre lui dice già. Lui dice paradossalmente già che nel primo capannone era già quasi mezzanotte passata, quasi mezzanotte. Ma questo vuol dire che, signori, siamo caduti così in basso che per infangare i cinesi si è dovuto inventare anche gli orari taroccati. Veramente confuso orario al cinese, dunque 7 ore più rispetto a quella ora italiana. Ma ci rendiamo conto, signori, che cazzo siamo messi a fare? Ma io ci credevo nei servizi tipo la striscia e le Iene, perché questi sono servizi interessanti, perché ci parlano tante cose, tante scoperte che noi nella vita quotidiana non sappiamo. Ma questa cosa qua non me l'aspettavo, sinceramente. Cioè, puoi dire di tutto, ma non ti puoi inventare quando vai alle 7 di sera e dici, guarda, qua sono mezzanotte, i bambini sono qua, e sembri che vuoi far sembrare che i cinesi sfruttano bambini e maltrattano bambini. Mi sembra che siamo tornati quasi all'epoca della guerra fredda, in cui si dice che i cinesi in Cina mangiano pure i bambini. Ma che cazzo stai dicendo, Moreno, signor DM? Ma ci rendiamo conto? Lei è un professionista, lei è un giornalista. Un giornalista racconta la verità, non la stronzata. Noi ammettiamo la sua ignoranza se lei non capisce, però lei non può inventarsi delle cose. Cioè andare nelle aziende alle 6 di sera, alle 7 di sera, spacciando come se fosse mezzanotte, signori. No, non è possibile, non si fa così. E poi, questi sono servizi che danneggia l'immagine di un'intera comunità. Non è che lei ha fatto un servizio e dice guarda che è morto un cane in un certo cazzo di canile. Signore, no, non è così. Lei è andato a infangare l'immagine di una comunità, far sembrare che i cinesi maltrattano bambini. E questo sopra guadagnare un po' di audience? Ma vi pare possibile? Cioè, ma siamo caduti così in basso, signor DM? E poi, alla fine, il signore DM è talmente contento uscendo dalla seconda fabbrica che è riuscito a far spegnere le luci alle aziende, no? Lì ci saranno una trentina di aziende cinesi. Cioè lui dice che è riuscito a far risparmiare 50% dell'energia elettrica di quella via. Ma che grande cazzata stai dicendo, signor DM? Ma che grande cazzata stai raccontando? Intanto l'energia elettrica serve per la produzione serve per apportare valore, dunque alla crescita economica, perché energia elettrica serve per la produzione. Se lei dice che togliendo la luce si può risparmiare su energia, allora togliamo la luce alla Fiat. Abbiamo fatto bingo. Si elimina inquinamento a Torino e si risparmia un sacco di energia. Perché non lo va a fare? Ma lei è veramente un picciumen. Scusi, mi scusi. Ma che cazzo di ragionamenti sono? Ma che cazzo di ragionamenti sono? E poi io disprezzo infinitamente
infinitamente, un giornalista come lei. Perché lei non può andarsi a inventare delle cose, lei può essere ignorante, in senso che lei non lo sa, ma lei non può inventarsi delle bugie e andando a infangare su un'altra comunità, su una popolazione intera che non ruba. Che non va a vendere la droga ai tuoi figli, ai vostri figli, che non va a stuprare i nonni, le nonne nei parchi e nelle vie. Noi lavoriamo onestamente. Più di questo cosa vogliamo fare? Per questo è tutto, arrivederci.